Grazie Presidente. Sì, forse non tutti i cittadini romani sono a conoscenza del fatto che il patrimonio immobiliare di Roma Capitale è composto da numerosissimi immobili che si trovano al di fuori del territorio di Roma Capitale. Oggi parliamo proprio di uno di questi. Alcuni immobili sono a destinazione uso abitativo, altri immobili a tutto il resto, altre varie destinazioni. Oggi parliamo di un immobile di grande pregio, in realtà è anche di grande valore storico perché diciamo, risale al 1300 ed è l'ex colonia Villa Le Grazie, che è stato anche negli anni passati, molto tempo fa in realtà, attenzionato dall'amministrazione capitolina, tuttavia non si è mai riusciti ad attivare su questo immobile delle progettualità e purtroppo allo stato attuale soffre di un grandissimo disagio per quanto riguarda la mancata manutenzione negli anni. Roma Capitale, per gli immobili che possiede al di fuori dei propri confini, chiaramente deve anche corrispondere le tasse annualmente ai comuni che ospitano questi immobili. Di conseguenza abbiamo pensato di dover assolutamente intervenire partendo da questo immobile, ma in realtà voglio comunicare e informare che già nel DUP questa amministrazione aveva richiesto e dato priorità a un censimento anche degli immobili appunto situati fuori dal nostro territorio, proprio con l'obiettivo di capire quali fossero utili all'amministrazione per attivare dei servizi pubblici e quali invece potremmo alienare proprio per non dover manutenere gli immobili stessi e non dover corrispondere annualmente le tasse ai comuni che li ospitano. Villa Le Grazie, di conseguenza, per Villa Le Grazie abbiamo chiesto questo, di attivare un percorso volto al recupero e alla valorizzazione dell'ex colonia al fine di interrompere lo stato di inutilizzo e degrado dell'immobile, verificando la possibilità di concedere o alienare il bene anche avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dell'Agenzia del Demanio e col coinvolgimento del Comune di Narni. Valutare l'applicabilità di tali strumenti ad altri immobili capitolini situati fuori dal territorio di Roma Capitale con caratteristiche similari a quell'oggetto della presente mozione. Questo sempre al fine di utilizzare il patrimonio immobiliare in maniera razionale e al fine di non far spendere a Roma Capitale diciamo, tutti i soldi che allo stato attuale appunto, annualmente dobbiamo agli altri comuni. E chiaramente per valorizzare degli immobili e riutilizzarli, metterli a disposizione della cittadinanza, sia essa romana che degli altri comuni dove questi immobili si trovano. Grazie.